Buonasera da Bruxelles. Al Consiglio straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, Roberto Maroni sollecita l'avvio immediato di negoziati con la Tunisia per il pattugliamento congiunto nel Mediterraneo. Per il ministro italiano l'accordo è stato già preso un mese fa, ma ancora non è stato attuato. È passato un mese e non è ancora successo nulla. Basterebbe che si desse attuazione concreta alle decisioni prese. E purtroppo non succede come dovrebbe succedere, così, con la tempestività che dovrebbe essere adottata in questi casi. La Danimarca ha riattivato i controlli alle frontiere, ma solo sulle merci, non sulle persone. Il ministro danese per l'immigrazione Søren Pind ha chiarito la posizione del paese, affermando che sulla decisione si è fatto una polemica per nulla. Secondo il ministro, la misura è in linea con Schengen e si è resa necessaria per effettuare controlli sul traffico di armi o droga. Il Parlamento europeo chiede di disciplinare con urgenza la vendita del cibo clonato. Dopo il mancato accordo con Commissione e Consiglio europeo, l'Eurocamera chiede assicurazioni sulla tempistica di un nuovo negoziato. Per il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella non è ammissibile che la vendita di carne derivata da animali clonati possa continuare senza una corretta etichettatura. Etichettatura di prodotti da animali clonati e da progenie. Questo è per noi il minimo. Si lavori nei governi e tra i governi per accettare questo minimo. Sarà online a partire da giugno il nuovo registro della trasparenza per i lobbisti e i gruppi di interesse che hanno accesso alla Commissione e al Parlamento europeo. Il registro migliorerà la trasparenza poiché tutti i cittadini potranno ottenere facilmente informazioni su persone e organizzazioni che lavorano con le istituzioni.